Oggi il presidente francese Macron si è molto arrabbiato perché ha detto che troppi francesi non hanno ancora capito la gravità della situazione. Verrebbe da dire che anche la Francia non ha capito subito la gravità della situazione, ma insomma tant'è. Adesso pare che almeno i vertici l'abbiano capito, ma questo di far passare il messaggio all'opinione pubblica che non è che dobbiamo aspettare di avere tanti morti quanti ne ha la Cina, noi in Italia oggi li abbiamo superati peraltro, per stringere la vite, per prendere misure più severe. Come si fa a far passare questo messaggio? Ma purtroppo appunto quello che stiamo vedendo è che il messaggio arriva a livello nazionale, cioè esiste ancora diciamo, un riflesso nazionale a questa crisi, nonostante stiamo parlando chiaramente di un fenomeno e quindi di una crisi, di una pandemia globale. E il riflesso è nazionale nel senso che le decisioni da parte dei governi vengono prese solamente quando poi effettivamente l'accelerazione della crisi arriva in quel determinato paese. Il che è assurdo per molti versi, perché è vero che in realtà l'Italia diciamo, è stata tra virgolette sfortunata per via del fatto che prima dell'Italia c'è stata solamente la Cina e sappiamo benissimo che per quello che riguarda la Cina stessa le informazioni sono iniziate diciamo, a trapelare ben 2 mesi Io non la posso dopo toccare, l'inizio la deve della fare crisi in lei. Cina. Quindi l'Italia Sì, diciamo, lo è so, stata ma non sulla la posso prima linea di toccare io. fuoco e quindi La deve fare purtroppo lei, ci sono allora. state decisioni diciamo, inizialmente prese in maniera un po' confusa e poi con una loro risolutezza per via di questo. Ma gli altri paesi europei lo sapevano e l'hanno capito perfettamente. L'hanno Cioè, capito. se andiamo a vedere e mappare quella che è l'accelerazione della crisi in altri paesi europei, è identica a quella italiana.